Ma perché? Sono destinato a violare le regole del mondo. Oh, no, templi agli dèi costruire. Col solco dell'aratro, terre vergini, violare. Interrogami e io ti risponderò. Dopo aver guardato nel mio buio, nel canto alato degli uccelli, tra gli umori dei mortali e nelle spire del serpente tuo, uomo o donna che sia, io ti risponderò. Interrogami, sarò lo specchio del tuo volere. Da 7 generazioni amplificata avrò la voce del tuono e infine in un lampo scordato il verdetto avrò. Mi volle veggente. Ma il frutto proibito dei mortali oltraggi, piccoli e indegni al cospetto del Dio, tosto la dea rifugge. E i rossi ardori respingono lo iato, urlano bugiardi che non uomo e dea, ma uomo e donna siamo. Di sé sorpresa, dai suoi desii atterrita, la bella Atena scuotendosi colpì, colpì e colpì. E gli occhi miei nel buio denso di una notte mai stanca. Giovin pastore, come posso chi governa l'Olimpo aiutare? Io, proprio io, figlio di Emereo e di Ninfa, fui chiamato a risolvere l'erodico quesito, la divina e contesa. Sia io lo generavo, che nulla degli appetiti maschili era a me sconosciuto. Io donna, amata, desiderata, adorata io. 7 anni proseguì immutata la mia sorte. Per 7 anni fui tra prostitute la bella, la capace, la prima. Per 7 anni tra oli e profumi d'essenze dei maschi fui la preferita. Ma Fausto giunge il giorno in cui, mentre passeggio nel bosco, respirando della terra il balsamo umore, d'improvviso il cielo mi aiuta.